Per quanto riguarda lo sviluppo del nostro cervello, sono due le età particolarmente critiche. La prima è quella che va dai 6 ai 7-8 anni, in cui avviene una grande esplosione di nuove connessioni nervose, in cui il bambino è particolarmente una spugna da un punto di vista di apprendimento. E questo vuol dire che è anche molto sensibile a eventuali traumi che si possono verificare in quel periodo. La seconda fase molto delicata è quella che va dagli 11 ai 13 anni e anche qui avviene un'esplosione di nuove connessioni nervose che determina molto spesso degli stati di iperaccitazione, di ansia, di nervosismo, ma anche di tendenza a instaurare dei comportamenti un po' a rischio. I genitori devono essere consapevoli che sono fasi normali dello sviluppo cerebrale, dobbiamo imparare a conviverci, a sapere cosa sta succedendo e a riuscire a relazionarci ai nostri ragazzi in maniera sana e funzionale, che vuol dire innanzitutto conoscere e sapere quello che succede nel cervello, e questo ti farà evitare di pensare che hai sbagliato tutto come genitori. La seconda cosa è quella di aiutare anche il ragazzo a capire che quello che gli sta succedendo fa parte di un normale sviluppo cerebrale e che non sarà sempre così e che quindi potrà diventare anche lui adulto sviluppando la neocorteccia, sviluppando la parte più razionale del cervello che si sviluppa dopo e che tende a finire di svilupparsi, secondo le ultime ricerche, addirittura dopo i 25, 30 e secondo alcuni fino ai 40 anni. Quindi dobbiamo lasciare che il tempo faccia il suo corso, cercando di sostenere lo sviluppo del cervello, aiutando i nostri ragazzi a sentirsi tranquilli e a conoscersi per agire nella maniera più idonea e più sana possibile. Ciao!